Selene, anche questo, è uno dei suoi nomi. È un corpo molto più piccolo della Terra. È circa un quarto delle dimensioni del nostro pianeta. Ha un'area leggermente più piccola rispetto al Nord e al Sud America messi insieme. Ha anche una massa circa 81 volte inferiore a quella della Terra. Perché possiamo vedere la Luna durante il giorno? Può sembrare strano guardare il cielo diurno e vedere la Luna, ma è perfettamente naturale. La geologa planetaria Sarah Noble lo scompone in modo da sapere quando alzare lo sguardo. Pensiamo alla Luna come a un oggetto notturno perché spesso ci viene mostrato in questo modo nei libri e nei film. Anche il meteorologo usa il sole come simbolo per il giorno e la luna per la notte. Ma la luna in realtà trascorre quasi tanto tempo nel cielo diurno quanto la notte. Pensiamo al motivo per cui possiamo vedere la luna di notte. A differenza del nostro sole, la Luna non crea luce propria. Possiamo vederla solo perché la luce del Sole si riflette sulla sua superficie. Lo stesso vale durante il giorno e, a differenza delle stelle che sono ancora lassù durante il giorno, ma non possiamo vederle perché il cielo è troppo luminoso, la Luna in realtà brilla abbastanza da poterla vedere giorno o notte, purché sia nella parte destra del cielo. Durante la luna piena, la luna è opposta al sole nel cielo. Ecco perché possiamo vedere l'intera faccia della luna che riflette la luce del sole. Mentre la Terra ruota, la luna sorge proprio mentre il sole tramonta, ma solo in quel giorno del mese. Nei giorni che precedono la luna piena, se guardi nel cielo orientale, puoi trovare la luna quasi piena che sorge prima che il sole tramonti, e i giorni dopo la luna piena puoi guardare nel cielo occidentale e trovare la luna che tramonta dopo che il sole è sorto. Quando guardiamo la luce nel cielo, a volte è difficile immaginare che sia un mondo a sé. Sebbene la luna abbia alcune somiglianze con la Terra, è un mondo molto diverso dal nostro, un mondo inospitale per gli umani.